ricordato l'opera di Leopardi, l'incontro con Leopardi è un incontro permanente in tutte le cose che ho scritto almeno da 30 anni a questa parte. I motivi sono varissimi, alcuni sono proprio di ordine specificatamente filosofico, cioè in Leopardi vi è un pensiero fortissimo su certi temi e con i quali devi fare i conti quando tu elabori o credi di elaborare una tua filosofia. E su questo magari, se abbiamo il tempo, potrò dire qualcosa, ma più in generale ritengo che due siano i motivi per i quali Leopardi è necessario. Il primo, per rivendicare un genus italicum, un modo di pensare caratteristico, io ritengo, della tradizione italiana e che va rivendicato finalmente. Cioè, noi veniamo da un periodo di grande provincialismo, anche noi filosofi italiani, di una esterofilia molto provinciale, che ci ha fatto dimenticare l'importanza filosofica di una certa tradizione che viene da Dante, attraversa l'umanesimo, come mi è capitato di ripensare recentemente. Vi è un pensiero filosofico dell'umanesimo, e non solo del Rinascimento, Campanella, Bruno Telesio. Vi è una corrente nel pensiero italiano, a cui secondo me appartiene Leopardi, che viene da un certo Dante, da un certo umanesimo, quello che io amo definire un umanesimo tragico, non l'umanesimo letterario, sedentario, non che l'umanesimo pseudo-ciceroniano che ci hanno inculcato malamente nelle scuole patrie. No, un umanesimo tragico che non si legge ancora abbastanza, l'umanesimo dell'Alberti, del Valla, è un umanesimo che vuole dipingere il mondo per com'è, dire le cose come stanno, no? Leopardi. Dire il mondo com'è. Anche e soprattutto nelle sue bassezze, no? Come dice Leopardi, il mondo. C'è un pensiero di Leopardi. Gesù, quando dice il mondo, intende che cosa? Tutto ciò che lotta contro il bene, il mondo, il secolo. E bisogna dire questo mondo per come è. Filosofia dolorosa ma vera, dove il termine vero è da intendere etimologicamente. Verus in latino vuol dire ciò che è reale. Vera in lingua slava è la realtà. Non ha nessun significato astratto, formalistico, è la realtà. Bisogna dire il vero, cioè il reale, per quanto doloroso sia dirlo e patirlo. Perché, come dice il primo dei pensieri, il mondo è in mano ai cattivi. Dove il termine cattivo, esattamente come in Machiavelli, Machiavelli è un lettore che è imprescindibile per intendere Leopardi. Machiavelli e Leopardi è la linea maledetta del pensiero italiano, del grande pensiero italiano. Antidialistica, antiastratta, questa critica. Leopardi è imprescindibile perché ci insegna la necessità di un pensiero critico. Un pensiero, se non è critica, è un pensiero che si adatta. Prima ci citava Mika Stettler, appunto, l'odio di questi pensatori leopardiani, l'idolo di Mika Stettler e Leopardi. Per tutto ciò che è adattamento al mondo, il pensiero non è lì per adattarsi al mondo, ma per criticarlo nel senso letterale del termine, per vederlo come realmente è, senza infingimenti, senza compromessi, senza consolazioni neppure, ma neanche disperando. Ricordate quella pagina di Leopardi, no? Disperare è impossibile. Non vi è nessun pessimismo di maniera in Leopardi, perché disperare è impossibile. Siamo in qualche modo fisiologicamente costretti a sperare.
l'ultimo Leopardi, la Ginestra, eccetera. Dobbiamo, non possiamo non sperare, ma però occorre partire da quella filosofia dolorosa ma vera e da quel pensiero critico, senza di cui non vi è né vera poesia né vero pensiero. Vi è soltanto un adattarsi al reale, non un giudicarlo, non un criticarlo. Per questo è indispensabile Leopardi, è indispensabile per noi italiani per rivendicare questa straordinaria tradizione del nostro pensiero, come mai potremmo dire altre cose, ed è necessario a chi fa esercizio, a chi fa un lavoro intellettuale, perché un lavoro intellettuale che non sia un lavoro critico non è un lavoro intellettuale. Questo vale per qualsiasi lavoro intellettuale, per il filosofo, come per l'avvocato, come per quello che studia legge, come per il medico. Senza, se non hai pensiero critico, se ti adatti alla situazione che esiste e non fai altro che tramandare ciò che ti è stato detto ed insegnato, non fai lavoro intellettuale, in qualunque campo tu ti eserciti. Prima, questo dire il vero, in tutta la pregnanza, direi, etimologico-semantica del termine, non basta. Non basta. Ed è chiaro anche in Leopardi, perché semplicemente il dirlo potrebbe portare a una posizione pessimistica. Leopardi non è un pessimista. Non è un pessimista, non è un Cioran, per dire, un autore. Leopardi ritiene che tu possa pensare, anzi, tu abbia la capacità di pensare qualcosa che orientare il tuo pensiero verso, mettiamo, qualcosa per il momento, tra virgolette, che non si riduce alla rappresentazione dolorosa del vero. E questo è chiarissimo nell'infinito, che va inteso in tutta la sua pregnanza e non ridotto, anche se si chiama idillio, a qualcosa di sentimentale. Noi possiamo pensare l'infinito. Io nel pensier mi fingo. Non è fantasia. Non è un esercizio di fantasia. C'è il finito e del finito, determinato, finito, appartengono anche tutte le cose che prima sono state lette. Questo mondo, il mondo è il mondo del finito. Il finito è il mondo. Che cos'è il finito? Finito è tutto ciò che è determinato, che confina con altro. E non può essere inteso se non in questa relazione con altro. Che cessa nell'altro. Determinatio negatio. Non posso determinare nulla senza che questo atto di determinazione non sia anche un atto di negazione. Questo è il finito. Ma nel pensiero posso immaginare l'infinito. E questo dimostra, lo dice chiarissimo Leopardi, e questo dimostra la nobiltà della nostra anima. Leopardi ritiene che la nostra anima sia nobile. Noi siamo cattivi, non in senso moralistico, ma siamo di fatto tutti prigionieri di passioni, di affetti, che ci rendono anche nemici gli uni agli altri. E qui di nuovo la grande tradizione machiavellica, la grande tradizione che da Machiavelli in filosofia politica, Hobbes, Spinoza, certo, siamo cattivi, nel senso latino, captivus, siamo dei prigionieri di affetti e passioni. Ma Leopardi dice anche che vi è una nobiltà dell'anima e questa si mostra proprio nella nostra capacità di pensare l'infinito, cioè il non finito. La nostra anima non è costretta, prigioniera del pensare il finito e basta. Perché ecco, nel pensiero mi fingo l'infinito. E questa è testimonianza di una nobiltà della...
Quindi il tema della immaginazione non va trattato come fosse una vana fantasia, eccetera. Certo, l'immaginazione è contrastata dal vero nei termini di che cosa? Nei termini nichilistici, quel solido nulla. Cioè nel senso che noi, la nostra epoca, il mondo moderno, tende a ridurre tutto al finito. Non c'è che il finito, cioè il determinabile, il misurabile, il calcolabile. Non c'è altro che quello. E ciò che non è il finito è niente. Questo è il nichilismo. Ciò che non è finito è niente. Perché c'è solo il finito, il mondo. Ma Leopardi non si arrende a questo e basta, ma filosoficamente, non in termini vagamente sentimentali, tantomeno disperati, afferma che, guarda, la nobiltà dell'anima si mostra nel fingere, ma nel fingere nel pensiero, l'infinito. Questo è un grande tema filosofico, perché il contrasto tra infinito e finito si potrebbe declinare in termini propriamente teoretici, questa idea. Ma Leopardi ne fa poesia. Roger Leopardiana è tutto questo contrasto tra nichilismo, nei termini che ho detto precisi, denuncia del nichilismo, non è nichilista Leopardi, è questo mondo, il nostro mondo che è nichilista, che riduce tutto al finito e dice ciò che non è finito è niente, questo è il nichilismo, ciò che non è finito è niente, questa è la posizione nichilistica. Nichilismo non è da intendere in termini così ad orecchio, no? Ah, non vale niente, nulla, non c'è nulla. No, nichilismo direi tecnicamente significa ritenere tutto ciò che non è determinabile, misurabile, calcolabile, niente. Ma non è questa la posizione di Leopardi. Leopardi denuncia, anzi ha invettive contro questa posizione. Hai capito? Allora, questo è il tema da rivendicare fino in fondo, la nostra capacità di finire. Perché in poesia? Perché la poesia è l'unico, forse l'unico mezzo di espressione che abbiamo per rendere evidente, no? Per incarnare questa contrapposizione tra finito e infinito. Non ti viene filosoficamente l'espressione adeguata di questo controcanto. Di questa distinzione, divisione, di questa lotta, di questo polemos, che c'è nella nostra anima, esiste in noi, noi siamo questo polemos. E la poesia riesce ad esprimerlo certamente. Perché? Perché è una lotta che ci appassiona, nel senso che la patiamo, questa lotta. E la poesia che cos'è se non l'espressione del pensiero? Non c'è vera poesia che non sia pensante. Ma la poesia, questo pensiero, lo esprime in tutta la sua carica affettiva. No? La poesia in qualche modo mi piacerebbe chiamarla così, proprio l'affettività del pensiero. C'è il pensiero, ma c'è l'espressione della sua affettività, cioè di come il pensiero sia anche affetto. Diceva Nietzsche in polemica con Spinoza, ed è sempre difficile polemizzare con Spinoza, ma c'è tanto spinozismo anche in Leopardi, secondo me, poi semmai lo vediamo se parliamo della sua idea di natura. E diceva Leopardi, Spinoza, cosa vuoi, no? Sapete il motto spinoziano, no? Non piangere, non ridere, ma comprendere. Ma diceva Nietzsche proprio leopardianamente, diceva Spinoza, abbi pazienza, il pensiero piange, il pensiero ride. Non c'è pensiero che non pianga, non c'è pensiero che non ride. Non c'è mai un pensiero astratto, formale. Come esercizio logico, forse neanche la matematica è pura forma. Figurarsi appunto il pensiero, figurarsi la filosofia, figurarsi così. E quindi è così. Nei Leopardi la poesia è affettività del pensiero e quel dramma dell'anima, di ogni anima, tra finito e infinito, che è appunto il vero contenuto filosofico anche dell'idillio,
solo la poesia può esprimerlo. Splendido. Perché la natura intanto è natura sive Deus, non vi è dubbio, ma è una natura che una volta che la comprendi, che la concepisci, e qui la grande differenza con l'idealismo, con il razionalismo, con Spinoza, ma anche con gli idealisti tedeschi, no? È una natura che la cui comprensione non potrà mai renderti lieto, cioè nessuna conoscenza, realismo leopardiano, nessuna conoscenza di nessun genere, neanche del genere più sommo, potrà farti felice. Cioè, quindi la conciliazione del tuo pensiero con natura sive Deus non può portarti ad alcuna letizia. Tu comprendi la possanza della natura, che la natura è Dio, ma ciò non può renderti lieto. Ma come comprendi questa natura Dio? Questo è molto... Vi sono due grandi immagini, no? Quella delle operette morali, donne immense, eccetera, e quella molto più sofisticata della Palinodia, il Pais Paison Eracliteo, che gioca, questo reo gioco, a distruggere, a formare e distruggere. È una natura che gioca a dadi, è una natura assolutamente antideterministica, non necessitata, non è la natura del razionalismo, non è la natura spinoziana, non è la natura deterministico-meccanicistica, che è anche quella dell'idealismo in grandissima parte. È una natura che gioca a dadi. Questo è modernissimo in Leopardi, questa visione della natura. È Dio, ma un Dio inafferrabile, non acchiappabile. Ma non è nemmeno matrigna, non solo non è matrigna da questo punto di vista, perché questo è un giudizio, come dire, moralistico che non si adegua minimamente a questa realtà, ma non è, ma in Leopardi la visione di questa natura dovrebbe trovare una risposta in noi, cioè in fondo la natura potrebbe agire sulla base di una sorta di eterogenesi dei fini. Perché giocasi con noi, gioca con noi senza nemmeno riguardarci, no? Non esistiamo praticamente, ne siamo una parte talmente infima che... Ma questo suo gioco, che appare crudele, in realtà dovrebbe o potrebbe suscitare in noi quella reazione che Leopardi spera nella sua disperazione, spes contra spem, bisogna intendere Leopardi sempre su questo, spes contra spem, una speranza disperata, una disperazione che spera, e cioè in che senso? Nel senso proprio che questa natura inafferrabile, questa natura che opera del tutto senza nessun teleologismo che ci riguardi, che non può essere assolutamente interpretata in nessuna chiave finalistica, tuttavia proprio per questo dovrebbe spingerci a che cosa? Ma appunto la ginestra, a federarci, a quella filia, proprio questa sofia, questo sapere la natura in quei termini, dovrebbe essere la spinta a noi di stare insieme, di fare comunità, di essere amici, non detestarci, odiarci, non di essere la coinonia cacon, ma l'opposto, al limite, spinozianamente, di essere ognuno Dio per l'altro. Questa è la grande idea spinoziana, no? Per Spinoza la conoscenza della natura porta a questo, la vera conoscenza della natura, del Deus sive natura, porta a questo ad essere lieti, non per Leopardi,
nessuna conoscenza in sé porta, ma proprio la conoscenza che è la natura. Gioca con noi quel gioco reo, in una chiave totalmente non necessitante, non deterministicamente definibile o calcolabile, dovrebbe spingerci con tutta la forza possibile a essere amici, filia. E quindi la metafilosofia leopardiana in qualche modo gioca sul rovesciamento del termine filosofia, no? Da un amore per il sapere, che è il tratto dominante di tutta la tradizione intellettuale e filosofica occidentale, ad una amicizia, ad un'amicizia, il termine fondamentale, l'accento fondamentale da Sofia dovrebbe spostarsi al termine filia. La conoscenza deve portare all'amicizia, non noi amanti del sapere, ma il sapere dovrebbe sapere la natura nei termini che ho detto dovrebbe spingerci alla filia, all'amicizia, ad una vera coinonia. Quindi il termine è matrigna allora la natura, è fino a un certo punto è matrigna, perché se noi la leggiamo così, e secondo me va letta così nel contesto complessivo dell'opera leopardiana, è una madre che ci spinge ad essere amici, proprio perché non è madre, proprio perché non è madre ci spinge ad essere amici, proprio perché non è madre benevola ci spinge ad essere amici. Ma questo è possibile? È possibile? Pensiero dominante, è possibile o è impossibile? E siamo esattamente in termini analoghi al discorso finito-infinito. Ciò che è finito è possibile, perché è contingente, può essere come può non essere. Finito, l'infinito, l'uno, il pensiero dominante, amore, anche Platone. Leopardi è lungi dall'essere semplicemente un antiplatonico, come Nietzsche d'altra parte. E l'impossibile è uguale, è come l'infinito, sono termini assolutamente analoghi. Infinito, e noi possiamo fingerci nella mente l'infinito, pensare l'infinito, e questo è segno della nostra nobiltà, è così l'impossibile. È possibile all'uomo essere amico all'uomo, è possibile all'uomo essere filos, proprio fratello all'altro uomo? No, è impossibile. Bene, diciamo pure impossibile, ma ce lo dobbiamo fingere nel pensiero, ma la nostra anima ce lo può fingere nel pensiero, può pensare questo impossibile come termine estremo dello stesso possibile, e qui pone la sua nobiltà. Cioè l'indistruttibile in noi, che cos'è? Tutto il finito è distruttibile, per definizione, ma l'indistruttibile in noi, che cos'è se non questa capacità di pensare infinito e impossibile, sia in chiave teoretica propriamente, sia in chiave etica, sia in chiave etico-politica? È possibile un pensiero politico che non pensi l'impossibile del nostro vivere da amici e che non si adatti perciò a quello che è il pensiero normale, che viviamo appunto, come diceva Hobbes, da nemici? Quando dice no, ma perché dici così? Ma non ti rendi conto? Non lo fai continuamente? Non tratti continuamente il tuo simile come un nemico? Cosa mi viene a raccontare? Non lo tratti continuamente tu nella tua vita? Forse che non ti chiudi col chiavistello quando vai a casa la sera? E se fai così, come tratti il tuo prossimo se non come un nemico? Il comportamento normale, finito, di ciascuno di noi non è comportarsi l'uno con gli altri da nemici o da possibili nemici, possibile. E Leopardi dice sì, è così, Hobbes, hai ragione, è così. Ma guai se dimentichi che la tua anima ha l'idea dell'infinito, ha l'idea dell'impossibile, e devi parametrare sempre le tue idee finite, contingenti, con queste. Se no cosa fai? Fino a ti adatti al mondo e basta. E cessa ogni possibilità di pensiero critico. Cessa. Perché quando tu ti adatti al mondo, in termini radicali,
in questi termini, cessa ogni possibilità di pensiero critico. Quindi la linea di pensiero di Leopardi è il presupposto dell'esercizio di ogni pensiero critico in qualunque campo tu svolga la tua attività. Grazie. Grazie Massimo Cacciari, e vorrei riprendere proprio la provocazione di questi ossimori leopardiani, speranza disperata, disperazione che spera, tornando a un concetto che pure è molto caro a Massimo Cacciari, quello di solitudine ospitale in Leopardi, nel suo nesso che Cacciari delinea molto bene tra memoria e immaginazione creatrice. Viene un po' in mente quanto scriveva Thomas Dunn nella sua Apologia della solitudine: la grazia della poesia sta nel dirci come essere soli, insieme. Insomma, mi sembra un altro tema molto attuale, molto provocatorio per la nostra contemporaneità, che è quello poi dell'hospes. E una solitudine, scrive Cacciari, che in Leopardi è colloquio continuo, ecco la relazionalità, no? Della sua filosofia. Solitudine in dialogo, trattino, relazionalità che fa immaginare e dunque pensare, cito. E qui torniamo al tema dell'amicizia, o no? Certo. Ma è la poesia stessa essere accogliente, cioè, si dice, no? I poeti cosa sono? In fondo, se andiamo a vedere, sono grandi e più grandi soprattutto, se poi andiamo a vederli filologicamente come vanno visti appunto da chi poi fa questo mestiere specifico, alla fine cosa sono se non grandi esercizi di accoglienza? Sono citazioni, sono trasformazioni, no? Anche i più grandi, si diceva Virgilio, ma Virgilio diceva qualcuno perché lo voleva criticare, ma è Ennio, questo l'ha detto Ennio, quest'altro l'ha detto. E se facessimo questo esercizio su Dante, ma perché i poeti accolgono, non hanno, i grandi poeti non hanno nessuna ansia di novitas, sono semmai i filosofi, no? Che devono lottare uno contro l'altro, dire questo l'ho detto solo io. I poeti accolgono. È proprio l'esercizio della poesia, un esercizio di accoglienza, di filia nei confronti, di memoria immaginativa. Ricordo e immaginando ciò che ricordo lo trasformo. Memoria immaginativa. Ma è proprio l'esercizio poetico. Questo, ma per un filosofo questo diventa una grande provocazione, no? Questo che è caratteristico dell'esercizio della poesia. Prima si parlava dei classici, questo è, leggere i classici vanno letti così. I classici sono quelli, diceva un poeta russo che poi ha scritto il saggio, secondo me, più bello su Dante, Mandelstam, diceva: i classici sono quelli che devono ancora essere letti. Quelli sono i classici. I classici sono quelli che devi ancora leggerli. E infatti quando leggi Leopardi, quando leggi Dante, dice devo ancora leggerlo, no, finora non l'avevo letto, quindi sono i classici. Quelli che devono ancora venire sono i classici, così andrebbero letti anche nelle scuole. Adesso vi leggo qualcuno che non è stato ancora letto. Adesso tu ragazzo, leggi questo, nessuno l'ha letto questo Leopardi, l'ho scoperto ieri, leggilo. Cioè questo... I classici sono questo sono i classici, e la poesia ha questo rapporto col passato, la poesia ce l'ha questo rapporto col passato, e anche la filologia, che sia davvero filologia, che sia davvero amore per, no? la parola vivente, il logos, e anche la poesia. Quindi è proprio intrinseca alla poesia l'essere una solitudine, è perché il poeta... E non solo Leopardi, no? Immaginate il suo contemporaneo, chiamiamolo così, tedesco, no? Hölderlin, diversissimo da Leopardi intanto, ma la solitudine caratterizza, no, queste presenze, la solitudine. È una solitudine che la cui parola è una parola ne dicevamo prima, no? per chiamare a sé. Una parola che deve far spazio in sé, no? Una parola che ringrazia un passato, lo rivive, lo rimmagina e si protende sempre per accogliere ed essere accolta, no? In Leopardi è prepotente questa nostalgia, no?
sempre vissute in chiave non sentimentale, non consolatoria, anzi durissima, acerba, ma è fondamentale questa nostalgia. La parola poetica è accoglienza e ha bisogno di essere accolta, si protende all'ascolto. Per quello la poesia va letta a voce alta. Non so, chi può leggere una poesia? È impossibile leggere una poesia come si legge una prosa. Una prosa puoi leggerla in silenzio, la poesia va detta a voce alta, no? Perché va detta a voce alta? Perché deve essere ascoltata. Se la poesia non è ascoltata, cessa di essere poesia. La poesia va ascoltata. Non può essere un esercizio. La poesia è una solitudine che va ascoltata. Una solitudine che va detta a voce alta, che deve provocare proprio alla necessità, e per questo questa è la sua fondamentalità anche etica, direi. Perché la poesia ricorda costantemente come la parola sia una parola che è dialogo, che è parola che si dice per essere ascoltata. Ed è parola che ascolta, perché accoglie tutto il passato della lingua, lo fa suo per trasformarlo, ma lo fa suo. Com'è che si evolve una lingua? Com'è che diviene una lingua? Sono i poeti ad evolvere, sono i poeti. No? Meraviglioso.